Aspetta che mi rimetto gli occhiali. Amici, lo sapete già dal titolo, siamo tornati. Potrebbe essere che siamo a Villa Crespi. Non diciamolo a nessuno, ma è stata una delle mie esperienze stellate preferite. E anche una delle vostre, a giudicare dalle views. Ciao Gianno! Ciao! Stesso tavolo dell'altra volta, perché siamo abitudinari. Vi facciamo vedere il nuovo menù che c'è. Facciamo vedere il nuovo menù. Con parole tue. Più alcuni inserti di grandissimi classiconi. Di Antonino. Chiamo Antonino perché siamo amici, eh. Lui non lo sa, ma siamo amici. Aperitivo di Villa Crespi del momento, il nostro consomme di osso buco di fassona piemontese, leggermente aromatizzato con una punta di zafferano. Se volete venire in Piemonte, lo tagliamo con proprio mezza cucchiaiata appena appena di vermouth di Mauro Vergano a base d'uva moscato. Se vi piace un po' più la struttura, allargare il gusto in bocca, questo ottimo Grams 10 anni, Porto il rosso in purezza. Ben arrivati a Villa Crespi. Un brindisi iniziale con i brodi non l'avevamo mai fatto. Innanzitutto è caldo, perché a vederlo potrebbe sembrare qualcosa di fresco. Sia il vermouth che il porto non sono per niente invadenti, devono solo dare una leggera nota al brodo ed è secondo me un'idea geniale. Il brodo ha un gusto molto intenso, assaggio tuo con il porto, in modo differente i due vini esaltano diverse caratteristiche del brodo. Ecco Franci, mi raccomando, c'è una bella tovaglia pulita, cerchiamo di non macchiarla, pronti via. Non capisco perché dovrei essere io quella che macchia la tovaglia e non tu. Iniziamo con l'aperitivo di benvenuto, partiamo con il maccheroncino di pasta fillo al ragù napoletano. Proseguiamo con un panba, panetto cotto al vapore con all'interno le verdure lavorate alla giapponese, dunque cotte con mirin e sake. Cilindro di shiitake, all'interno ritrovate quello che è il pomodoro lavorato in insalata e lo sgombro semplicemente marinato e affumicato a crudo. Proseguiamo con uno gnocco fritto, lo ritrovate lavorato con pomodoro, paprika, al di sopra un involtino che viene realizzato con il lardo. Concludiamo poi con una nota dolce, macaron con all'interno terrina di foie gras e chutney di ananas. Do il via alle danze. Ragù napoletano di Antonino, come fa a non essere buono? Andiamo di bao. Buono, vero? Madonna! Le verdurine dentro sono tiepidine, croccanti e hanno una qualche sorta di... Il mirin. Che le rende orientalizzate. Brava. Proseguo con lo gnocco fritto, paprika esternamente, e invece il cilindro dà una nota forte di acidità che va a contrastare. Pomodoro e sgombro. Freschezza, acidità, croccantezza data dal fritto. Macaron finale, dolce anche un po' salato, le ha un po' tutte e due. Ragazzi, io mi farei un pranzo solo con le amuse bouche. Apriamo le danze con il tonno vitellato, uno dei piatti firma della cucina dello chef. Ritrovate il tonno bel fagò servito crudo, accompagnato a una polvere di capri e maionese all'acciuga. Ad accompagnare inoltre quella che è la versione più classica del vitello tonnato piemontese. La salsa invece che vi abbiamo servito è una salsa realizzata a base di brodo di vitello e brodo d'asci. Il tonno vitellato, cosa ha fatto lo chef? Ha invertito i classici ingredienti del vitello tonnato piemontese. Il protagonista nel piatto è il tonno accompagnato dal brodo di carne, esattamente all'incontrario del classico piatto, dove avete il vitello e la salsa tonnata. È un paio d'anni che aspetto di riassaggiare questo piatto. Mi ricordo ancora la prima volta che venimmo a Villa Crespi, non avevamo il canale. Presi questo piatto, poi feci i complimenti allo chef che mi disse: "Ha già rovinato vitello tonnato". Direi proprio di no. Super diverso dalla prima volta che ci venne servito con la forma di un cubo. Molto più elegante questa versione. E apprezzo anche un sacco che ci sia anche il vitello tonnato. È matematicamente impossibile che voi veniate qua e pretendiate da voi stessi di non azzannare il pane burro con la speranza di riuscire ad arrivare alla fine. Cadrete per forza in questo errore. Partiamo con la Germania, le Pfalz. È la regione più a sud di quelle che seguono il fianco, diciamo, del Reno. Qua il terroir governa il vitigno, che è un Riesling in purezza. Chrisman è erede di una famiglia di viticoltori che già dal XIX secolo operano nella zona. Idig è forse il vigneto più famoso di tutto quanto le Pfalz. Il Palatinate Unghege, al pari di un Grand Cru.
un naso molto profondo, dei tocchi qua e là di gesso, gli agrumi sono leggermente canditi, la bocca è molto fresca, molto croccante e sapida. Con il prossimo piatto l'acidità taglierà molto bene la tendenza dolce della fassona piemontese e poi richiami un po' iodati, un po' sapidi dell'ostrica e del caviale simboleggiano quasi un abbraccio fra due amici antichi. È buono. Passiamo dalla descrizione di Massimo Raugi al "è buono" di Franci. Meno male che non ha detto "è bianco". Proseguiamo con la tartare di fassona piemontese. Abbiamo questo cubo di carne, viene da Bob's, siamo in provincia di Cuneo, servita al naturale, macelleria Martini. Al di sopra ritrovate la quenelle di caviale e asetra, accompagnata da cetrioli che vengono lavorati al naturale, e in osmosi di cipolle. Ad accompagnare nella tazza che vi abbiamo servito ritrovate quello che è la tartare della fassona stessa, che viene servita e cotta in metodo shabu shabu, tipico giapponese. All'interno ritrovate gli funghi shiitake che vengono cotti nel sake stesso. Consigliamo di iniziare con il cubo di carne, dove è presente anche la salsa alle ostriche per portare il giusto equilibrio di sapidità, e terminare poi con quella che è la carne mentre termina la cottura. La fassone dolce, il caviale, la salsa di ostrica, l'osmosi di cipolla gli danno la sapidità e il cetriolo la freschezza. Buonissimo! Secondo tempo, è sempre la fassona, però cotta in maniera diversa, anzi cotta perché quella di prima era cruda, scottata nel brodo con i funghi, molto piacevole. Non c'è uno stellato che ti fa un pairing di brodi e consommé? I succhi erano i nuovi vini, ma ora i brodi sono i nuovi succhi. Piccola scarpettina, non voglio esagerare, però lo sapete, io un piatto sporco in cucina non ce lo rimando. Patrick Bodana, andiamo ad Anjou, questa è la terza regione vitivinicola della Francia, con circa 20.000 ettari. Ha la caratteristica di lavorare in biologico. La cuvée Effusione nasce nel 2001 ed è un blend di diversi Chenin Blanc. La caratteristica dello Chenin Blanc è il naso, soprattutto, è molto affascinante. Questa nota leggermente un po' di miele, di paglia. La bocca invece risulta sempre fresca, con una bella tenacità. Proseguiamo il percorso con l'animella di vitello. Animella di vitello che viene brasata, servita con al di sopra la maionese alle vistico e pomodoro. La foglia invece è una foglia al sedano. La salsa che abbiamo servito è una salsa che viene realizzata con il consomme di pomodoro. Alla base ritrovate inoltre quella che è la maionese di acciughe della Sicilia. È sapido, ma al contempo delicato. Il pomodoro gli dà sia la nota dolce che la nota acida, batte qualsiasi animella che io abbia mangiato. Venire in un posto come questo è un modo per convincersi che questi piatti, se fatti in un certo modo, possono veramente essere pazzeschi. Il sughetto di pomodoro era quello che faceva la differenza. E vino? È buono. D'altronde ci sarà un motivo se il pairing lo faccio io e non lo fa Franci. Franci, ma scusa, ma che accordi avevamo? Io e te nessuno. Se non mi mangi le aragoste con la panna alla fine, non ti riporto a casa. Non vale fare la doggy bag. Facciamo un giro in Spagna, in Galicia. La viticoltura anche qua è secolare. Sono negli ultimi 20 anni che veramente si è sviluppata tantissimo. È una striscia di terra che va da Santiago de Compostela sino ai confini con il Portogallo, sede del vitigno principe, che è l'Albarino. Sono 16.000 bottiglie solamente di questa cuvée, che fa oltre 30 mesi sui lieviti. Fa solamente acciaio per restare bella, fresca e croccante. La nota leggermente di pesca, di mandorla al naso, è bella rinforzata dalla nota chiaramente influenzata dal mare, salmastrata in bocca. Proseguiamo qui con un piatto da condividere in condivisione. Davanti a voi le coscette di rana novaresi vengono passate in padella e cotte nel burro nocciola, accompagnate poi dalla crocchetta che viene farcita con il ragù di rana stesso e avvolta poi dal riso selvatico canadese. Sulla destra invece ritrovate la salsa realizzata a base di aglio rosa dolce. Consigliamo vivamente di intingere le coscette delle rane all'interno della salsa e di divertirvi. Ragazzi, le rane sembrano prelibate già solo a guardarle. Vado, intingo. Delicatissime. Ragazzi, le rane, per chi di voi non le avesse mai provate, per farvi un parallelismo, assomigliano al pollo, grosso modo. Ne assaggiamo una in purezza? Sono super delicate, hanno questo burro noisette sopra che le rende veramente golose. Sono delle caramelline, non c'è un filo di grasso, non c'è nervi, niente. Sono proprio come dei nuggets, avete presente i nuggets? Però super buoni, 2 stelle Michelin. Un'esplosione di sapori. Prima in purezza e poi versione pro. Con il pomodoro, croccante, fritta, grassa. E l'ultima chi spetta? 3, 3, 6, 3, 9. 3, 3, 6 e 2, 8.
tutto. Te la lascio perché sono un signore. Tanto si sapeva che gliel'avrei lasciata. Non so se sia un caso, ma il fatto che le rane siano pari è fondamentale. Se sono dispari, ho visto uccidere per molto meno. Andiamo a nord, Valle d'Aosta, Blanc de Morgé e la Salle. Il vitigno autoctono è il Prix Blanc. La caratteristica del Prix Blanc qual è? La precocità, la resistenza a condizioni climatiche estreme. Siamo sui 1200-1250. Qua la filossera non attacca. La bocca qua è bella verticale, eh? Questa lama quasi tagliente d'acido malico combina perfettamente con il riccio di mare. Proseguiamo qui con un altro dei grandi piatti della cucina dello chef. Ritrovate lo spaghetto che viene cotto in un infuso allo zafferano, accompagnato poi dai ricci di mare e la quinoa croccante. Franci, mi stai facendo contenuti per Instagram? Su Instagram trovate pinnati in evidenza tutte le storie relativamente ai ristoranti stellati che visitiamo. Anche roba che su YouTube non c'è. Contenuti extra, affrettatevi. C'è un profumo di zafferano incredibile. Il gusto dei ricci è pazzesco. La quinoa croccante rende il morso goloso. Bravo Gianni che mi suggerisci gli aggettivi. Io mi accontenterei anche solo di essere in grado di impiattare gli spaghetti così a casa. Già farebbe una grandissima differenza. Non avevo mai provato il mix zafferano e ricci. Poi, qua ci sta, c'è poco da fare. Ditemi quello che volete, ma qua ci sta. Piemonte Nord con la cantina di Nervi, che è la cantina più antica della denominazione di Gattinara. Nel 2018 la svolta. Roberto Conterno acquista la cantina e crea un grande scompiglio in senso positivo per tutta l'area. La denominazione sono 24 ettari difesi da un re di 4000 metri che è il Monte Rosa. La spanna, come è chiamato qua invece il nebbiolo, ha un gusto diverso rispetto al nebbiolo di Langa. Un po' più sottile, il gusto un po' più austero. Il vino viene fermentato in acciaio a temperatura controllata e poi fa 36 mesi in botte grande. Ne risulta quindi una bocca sottile dai tannini levigati, le spezie scure, un po' di putpurri e una fresca e croccante mineralità. Proseguiamo con la triglia. Abbiamo la triglia rossa di Scoglio, viene farcita con le zucchine lavorate alla scapece. Pasta finissima di zucchine e tempura croccante. Alla base l'acquolatura di provola affumicato per ricordare le origini campane dello chef e abbiamo concluso inoltre con l'essenza di scapece stessa, acqua, aceto e menta in infusione. Rombo chiodato viene glassato con il burro alle alghe ad accompagnare taccole, fagiolini e salicornia lavorate alla monachina. Al di sopra inoltre ritroverà cozze, vongole e lupine di mare passate in padella e la trippa del rombo stesso, semplicemente rosticciata da conferire al piatto questa parte affumicata. La sua guancia invece è lavorata alla milanese, dunque panata e fritta. Al centro ritrovate quello che è il pane sfogliato, erbe aromatiche dell'orto botanico e sale madon. Io ho fatto una deviazione al menù soltanto per farvi vedere la triglia con le zucchine alla scapece e la colatura di provola affumicata. Non è la prima volta che l'assaggiamo e la prima volta che la facciamo vedere sul canale, ci sacrifichiamo volentieri. Io vorrei un attimo soffermarmi su il modo in cui è stato costruito questo piatto e per farvi capire la complessità e quanto ci è voluto per creare questo piatto. Rombo super tenero, ma molto interessante la nota croccante data dagli elementi che ci sono in superficie. La torretta è una torretta di taccole, dà una botta di freschezza e anche di croccantezza che sta molto bene con il rombo. Il Gattinara, ragazzi, è una versione del nebbiolo totalmente sottovalutata rispetto a Barolo e Barbaresco. E invece con crema di ieri, tanta roba. Vogliamo parlare di questo? Forse era da mordere, però era per farvi sentire la croccantezza. Con le erbe, è meraviglioso. Gianni è andato in bagno e io gli finisco il Gattinara. Calamansi è una spuma d'alta langa piemontese con sopra un'erba limoncina. Al nucleo del calamansi troverete del bicarbonato. Abbiamo fatto tipo dei confetti perlando praticamente con del burro di cacao il bicarbonato in maniera tale da impedirgli di reagire direttamente. Riprende anche una tradizione dei vicoli di Napoli che è la bevuta a coscia aperta, scusate la pronuncia. In questi vicoli ti spremono dei limoni grandi, un po' d'acqua gasata, del bicarbonato al volo. La signora te lo gira e te lo dà subito e per non sbrodolarti tu te lo bevi a coscia aperta. Molto rinfrescante, uniamo divertimento e tradizione insieme. È freschissimo, senti il bicarbonato che ti frizza in bocca, non è neanche eccessivamente dolce, buonissimo. Il primo passo verso il vizio è mettere del mistero in azioni innocenti. Un divertimento. Allora, mi tocca da indovinare. Ti tocca indovinare. Ma perché sempre io questi compiti difficili? Non capisco. Non sì, dovete no. Indovinare se, vai, se sare... vi piace. Perché vi servono il vino in un bicchiere nero? Diventa impossibile utilizzare ovviamente la
vista, perché voi dite vabbè, ma vedi il colore lo stesso. No, ti devi semplicemente affidare al naso e al gusto. No, ma sentiti di libera di make a guess. Mi verrebbe a dire che sembra quasi un sauterne, molto dolce. Prova un po' a... Prova ad essere complice con me di quello che ho appena detto. Ora non voglio fare quello che copia dal banco del vicino, però anche a me sembra un sauterne di brutto. È abbastanza inconfondibile. Quindi se non è un sauterne, ragazzi, ho definitivamente chiuso, ma lo senti proprio. Ok. Se non fosse un sauterne, vi diremo lo stesso che un sauterne. Ecco il mistero, svelato. Le sponde di Goffele. La zona collinare del Soave, sui 400 metri di altitudine, raccolta manuale, garganega questa 100%. Poi l'uva viene letteralmente appesa in queste grandi stanze che si chiamano fruttai. L'uva migliore viene pressata, farovere francese, per almeno 12 mesi. E il naso lo sentite già, no? È l'albicocca, i fichi, i cachi, la papaya. Il residuo di zuccherino è sempre ben bilanciato dall'acidità naturale della garganega. Rende il passo in bocca irresistibile. E non è un sauterne, però ci assomigliava. Proseguiamo quindi i percorsi. Parto da Madame con fragola, rabarbaro, abanero, dessert che gioca su temperatura e consistenza. Sul lato sinistro ritrova quindi un cremoso di rabarbaro e fragola. Sul lato destro invece la costa marinata più il cremoso in gelato di fragola e il cremoso ripetuto poi di rabarbaro. La granita sarà insaporita quindi di abanero e vaniglia. Anestetizzerà un pochettino la lingua e quindi creerà abbinamento con il resto dei componenti. La pastiera, un po' diversa dalla tradizione, viene scomposta ma non del tutto. La parte non del tutto sarà la girella alla base e la quenelle di gelato. Il latte che abbiamo versato di riso cotto al grano e sulla sinistra ritrova la spugna di mandorla, mousse di ricotta e il tuorlo d'uovo che marinato con zucchero, vaniglia e agrumi elimina la sensazione di uovo crudo. Devo essere velocissima perché qua si scioglie tutto. Assaggio un po' singolarmente. È splendido questo dessert. La granita all'abanero, ragazzi, non vedo l'ora. Lasciamelo un po', È pazzesco. Ne mangio ancora un pezzettino, poi te lo lascio a te, ok? Veloce! Veloce! Veloce un altro. Ti rilascio una nota di piccante che ti spiazza un po' in un dessert, ma ci sta molto bene. Io invece provo il dessert pastiera, che è un altro super cavallo di battaglia dello chef. Un po' mi dispiace onestamente aggredirlo perché è bellissimo da vedere. Mi tocca. Vorrei prendere un po' di tutto. È una pastiera scomposta. Questo che cos'è? Ma cos'è, un tuorlo veramente? Quando recuperate tutti gli ingredienti e lo assaggiate, sembra veramente di assaggiare una pastiera. Buonissimissimo. Terminiamo con quella che è la piccola pasticceria. Da sinistra verso destra iniziamo con una finta tarte au citron inversa. Alla base ritrovate la gelatina che è realizzata con la pasta frolla e al di sopra la meringa. Meringa acidula, visto che viene realizzata con il succo di limone e l'uovo. Proseguiamo con una finta fragola a glassa al burro di cacao e all'interno aceto balsamico di Modena. La capresina, base frolla al cacao, all'interno cremosa, glassa a specchio al cioccolato fondente. Concludiamo poi in quella che è la terra dello chef, babà e la coda d'aragostino. Accompagna. Ragazzi, non ve li commento perché non ho più la forza, ma vi assicuro che sono uno meglio dell'altro. I pezzi forti di Antonino. Oh babà. C'è il basilico. Questa, ragazzi, a Villa Crespi è l'ostacolo più difficile da superare. La ragostella con la panna, che è buonissima, però bisogna vedere se quando ci arrivate siete ancora in grado di intendere di volere. Sono arrivati distillati, generalmente non li prendiamo mai, ma oggi siamo presi bene, per cui Franci? Uno chartreuse. Whiskino giapponese. È arrivato Cannavacciuolo. Abbiamo... Questa è la grappa. Questo è digestivo. Esatto. Bentornati. Grazie. Quanto sono passati? Sarà un paio d'anni. Io rimasi molto impressionato da una frase che le ho sentito dire, non mi ricordo se eravamo qua o forse l'ho sentito in un programma. Una volta lei disse: è importante che ogni chef provi il proprio menù sedendosi al posto del cliente dall'inizio alla fine. Sembra una banalità, ma non sempre questa cosa succede. Ma pure l'abbinamento, Niente è lasciato al caso. Ma dico un'altra cosa, pure l'assaggio. Tu certe volte quando assaggio un piatto, dici, ma buono. Poi lo finisci il piatto e alla fine evolve. Vedi che è stucchevole. Fai più fatica. Diventa più salato, cioè perde. Esatto. Allora tu quando lo finisci capisci dove andare. Sia la pastiera che quello del menù mettici l'anima, eccezionali. Cioè la pastiera... Cioè alla fine tu c'hai la pastiera in bocca. Esatto. Sì, è un gioco che però alla non, fine... Però non la vedi, cioè... Alla fine quello è il gioco della bella. Quando tu riesci a rompere un qualcosa, ma poi...
quando finisce il piatto è quello, è la fetta. È fantastico. Il pastry chef lo crea con la sua brigata, poi lo propone a lei. Chi lavora per me e chi fa qualcosa per me, okay, sa come ragiono. Non penso mai di andare a sviluppare un cannolo siciliano che, certo, non è mio, che non mi appartiene, non è che non mi appartiene. Gioco sulla delizia al limone, gioco sulla pastiera, gioco sulla caprese, perché sono mie. La triglia e il tonno vitellato. Una volta li facevate diversi. Io mi ricordo il tonno vitellato. Ma c'è sempre uno sviluppo. C'era il cubo intero. Pure se alla lettura tu pensi che quel piatto invece se cambia. La triglia, questa se sarà la decima, certo, versione. Anche perché dopo un po' vi rompete le scatole a farlo sempre uguale. Ma certo, la triglia proprio è un piatto che ogni anno quasi cambia. L'unico piatto che non è mai stato toccato. Scambia la pizzaiola. No, lo scampo all'inizio facciamo diverso. Okay. Questa è già la seconda versione. La linguina. Linguina con zuppetta di segale, pane di segale e calamaretti spiriti. Ah, non l'abbiamo provata. Però là non l'abbiamo mai toccato. Era un piatto di recupero. Ok. Quando non si parlava di recupero. Perché io compravo del pane per dare cino ai formaggi. Ok. Era un pane che te lo facevano passare come deo dolce, perché uetta noci e costava i tempi 25.000 lire al chilo. Allora, e quindi bisognava recuperarlo. E allora quando la sera avanzava su pane, sai? Mm-hmm. Sapevi quando avevi pagato, allora, certo, quello là nasce la salsa nasce... Bello, però gli spaghetti zafferano e ricci, cioè... Pure la quinoa, esatto. La quinoa, esatto, è un ingrediente che non sa di niente. Tanta roba. Invece in quel caso là è la roccia del riccio. Quando sì, ricci, ti dà la croccantezza, sì, sì. Se sei abituato a mangiare ricci a mare, che non è che li passi sotto al rubinetto, no? Sì, 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 sì. Ma sì, sempre con un po' di granella, il riccio che mangia sulla roccia. Allora ragazzi, la chiusura la faremo fare allo chef, quindi rimanete con noi. Noi quello che vi possiamo dire è che la location... Non c'è molto da commentare, la villa è pazzesca, il lago d'Orto è bellissimo, la sala è incredibile, quindi assolutamente un posto... meritevole, direi. Il menù è un menù nuovo, appena nato. Io inizio a dire una roba, poi Franci dice no, la rifaccio io da capo. Menù ragazzi, allora abbiamo preso, com'è che si chiamava il menù? Appunto, e allora farlo fare a me, no? Si chiamava Mettici l'anima, perché il gioco di parole col fatto che erano tutte parti meno nobili. Assolutamente buonissimo. Ci sono stati anche due gran classiconi. Mio piatto preferito del pranzo? Animella. Per me gli spaghetti zafferano e ricci, ragazzi, tantissima roba. Ho apprezzato anche molto il fatto che i piatti non fossero mille, che i vini non fossero mille. Cioè bisogna uscire da questi posti, secondo me, se le persone lavorano bene, che non sei sui gomiti, che non sei disfatto né dai vini né dal cibo. Le cose devono essere equilibrate. E qui lo sono state, ma non avevamo dubbi. Il servizio. Mi sta morendo un braccio. Allora, innanzitutto sul servizio io vorrei fare un plauso a priori alla gentile signorina che ha gestito i nostri rompimenti di palle via email. Che abbiamo prenotato e volevamo che ci fosse lo chef e volevamo il tavolo con la buona luce, con l'audio e tutto. E hanno ottemperato a tutte le nostre necessità. Mi piace ottemperare, non l'avevo ancora usato. Bravo, è un termine molto colto. Ok. Detto questo, le avete sentite le descrizioni di Massimo Raugi? È il caso di commentarle. Qui avete veramente il top del servizio in sala che potreste desiderare. Il conto abbiamo pagato, Franci, prego esponi il conto. Due menù degustazione da 2,40 più tre acque, i due amari, la degustazione vini per un totale di... 696 euro. 696 scontato 6,80. Ma adesso... Per la chiusura diamo la linea ad Antonino. Antonino youtuber, pensaci tu. Iscrivetevi, fate tutte le cose che sapete, ci vediamo al prossimo video. Addios. Vedo bene.